Ragazzi, nuovi pacchi. Ma ciao! Oggi nuove cose, avete visto il pacco? Ne stanno arrivando tantissimi. Ma prima di tutto voglio fare una cosa: spogliarmi. È diventato un vizio. Voilà, come è fatto con il micro? Niente magia. Vedete cosa c'è scritto qui? Questa maglietta mi è stata regalata da Max, che ringrazio tanto, e io per ringraziamento l'ho indossata subito. Voglio tornare negli anni 90. È un format, lui va in giro per tutta Italia a fare festa, e siccome sono andato a trovarlo insieme a Giuseppe, ci siamo tanto divertiti e dal pubblico sono riuscito a vincere anche questo. Alex, spegni studio. Eccola qua. Sembra quella della polizia. Bene ragazzi, come avete visto dall'intro, ci abbiamo un nuovo pacco. Eccolo qua. Per la serie console fantastiche e dove trovarle, qui su questo canale. Però ragazzi, vi devo dire una cosa: questo non è proprio esattamente una console, ma una cosa che sinceramente mi diverte moltissimo provare. E quindi che si fa? Si va ad aprire forbiciozza. Guardate qui! Ma che cos'è? C'è scritto Pioneer, eh? Ma questa non è una console, è un'effettiera. Probabilmente la prima, non lo so, non mi sono documentato. Mi hanno detto, guarda che ti mandiamo una effettiera. Ah, ok, mandamela. E vedo tasti interessantissimi. Delay, eco, pan, flanger, jet, zip, man, what, ri, fus, lar, urk. L'urk non ce l'ho sulla mia console. E sono molto contento di provarla. Non ho proprio idea di come funziona, quindi come sapete io registro sempre buona la prima. La provo insieme a voi. L'attacco da qualche parte, gli faccio entrare un segnale, lo ascoltiamo in uscita, qualche cosa farà, giusto? Ci abbiamo anche l'equalizzatore e questo, oh, è un po' rotto, non so se si è rotto nel viaggio o cosa. Oh, mi dispiace, vedo se riesco ad aggiustarla. Tac, aggiustato. Un po' di attacche con la caldo abbiamo risolto. Ma parliamo di questo aggeggio che non so neanche se funziona. Esplode, lo dobbiamo attaccare. Ma per chi non ha capito che cos'è, è un'effettiera, è una delle prime, forse la prima. Onestamente non mi sono proprio documentato. Eventualmente se voi lo sapete scrivetelo nei commenti. Che cosa vuol dire? Che abbiamo un ingresso e un'uscita, cioè possiamo aggiungere degli effetti a quello che entra per poi farlo uscire. Quali effetti? Ma quelli che troviamo nelle console più moderne. Qua c'è il delay, l'eco, il pan, il flanger, il trance. Poi dopo di qua abbiamo anche i jet, zip, wah, ring e full. È quello che ho detto prima, non li so leggere. Ma perché questo? Avete un mixer normale? Un mixer senza effetti? Volete aggiungere qualcosa di più alla vostra performance? Ci serve un aggeggio come questo. Adesso abbiamo dei modelli più moderni, tipo l'RMX 500, l'RMX 1000. Ma noi siamo anche un po' vintage e quindi vogliamo usare questo e provarlo in tutti i suoi salti. E come facciamo? Vedete che è tutta grigia? Ci affianchiamo un CDJ 100. Tac! Ve lo ricordate? Abbiamo visto in questo video qua. Dovrebbe funzionare ancora. Ehi, ma come? Lo colleghi senza mixer? Adesso vi faccio vedere. In pratica cosa voglio fare? L'uscita di questo CDJ lo collego al suo ingresso e il suo ingresso ha una cassa. Può funzionare tranquillamente anche così. Adesso andiamo a vedere. No, scusate, devo invertire che non ci arriva il cavo. Alimentiamo l'effettiera e alimentiamo il CDJ. E come ho detto prima, l'uscita del CDJ lo colleghiamo al suo ingresso con questo cavo. Poi volete sapere come si collega effettivamente? Beh, voi intanto cliccate sulla campanellina, iscrivetevi, mettete mi piace, eventualmente commentate o chiedete. Così vi faccio vedere come collegarlo al mixer. Ma intanto almeno riusciamo a capire cosa fa. È l'uscita alla mia cassa spia. Bene, siccome legge CD, mettiamogli un CD. Innanzitutto spegniamo gli effetti. Lasciamo tutto l'equalizzatore a metà. L'ingresso e uscita lasciamo alla metà. Ed è tutto spento. Quindi se io metto un CD, praticamente lui è come se fosse trasparente. Benissimo, adesso andiamo a vedere cosa combina. Per accendere gli effetti abbiamo due opzioni: o acceso oppure momentaneamente acceso con questa levetta. Questa qua è la stessa manopolina che troviamo sui mixer con gli effetti, cioè nessun effetto, mix o totalmente effetto. Questo è il tasto classico degli effetti. L'intensità è il mix. Vediamo, adesso io lo accendo e proviamo l'eco. Funziona. Ma come fa a beccare i BPM? Lo fa in automatico, incredibile. Allora io adesso provo a spegnerlo, lo riaccendo, lui di default mi dà 120 BPM, quindi qua non abbiamo cose che si sincronizzano, le deve rilevare da solo. Vediamo un attimo. 120 126. Da solo si è accorto praticamente dei BPM di questo brano. Interessante. Quindi poi noi possiamo mettere degli effetti o dei loop, delle cose strane, tutto legato ai BPM. Quindi torniamo all'eco. Questo qua è un mezzo. Questo è tre quarti. Vediamo un mezzo.
bellissimo, fantastico. La cosa bella è che noi possiamo mettere gli effetti anche escludendo un suono, tipo i bassi. Proviamo. L'eco adesso è solo sui medi. Vabbè, ho pastrugnato un po'. Proviamo gli altri suoni, il pan. Giustamente non lo posso sentire perché è una cosa stereo qua. E qua abbiamo una cassa mono. Vabbè, andiamo qua, il flanger. Bellissimo. Vediamo. E il trance, vediamo, eh. Con un mezzo. Vediamo mezzo. Questo qua è il mio preferito, sentite, eh? Trovo molto bello. E abbiamo anche l'equalizzatore, anzi è un isolatore che possiamo accendere così, fisso, oppure con la levetta. Quindi vediamo, eh. Togliamo i bassi. Oppure togliamo gli alti. Così solo i bassi. E lo possiamo fare con la levetta. Bellissimo, ragazzi. Questa è la seconda parte, la seconda metà. Altri effetti che di solito stanno nella parte sopra dei fader nei mixer. Quindi immagino questo, boh, lo proviamo. E partiamo con questo. Molto bello. Vediamo quest'altro, zip. Poi vediamo qua, wow. Va a chiudere. Ring. Poi fuzz, vediamo. Vabbè, non mi piace, non lo userei mai. Però dai, certi sono proprio belli. Abbiamo l'hold, possiamo bloccare lì. Questo non lo so che cos'è. Play, memory. Dovrei studiarmi, non so che cos'è il tasto play. E questa parte centrale che cos'è? Abbiamo tre tasti piuttosto importanti. Se il BPM non riesce a rilevare, lo facciamo noi. Praticamente l'ho beccato io. Gli do io il BPM, infatti battendo così li conteggia. Vediamo se io ho il metronomo in testa. 128 fa. Più o meno 127. Praticamente dal tasto riesce a capire i BPM. Se no comunque c'ha il suo automatico. Qua automatico o MIDI. Quindi comunque sia, non è che sia un giocattolo, si può collegare anche a MIDI. E abbiamo questi qua 5 pin. Se no ci cambiamo i TAM o BPM. Da qui facciamo una prova. Tra l'altro se mi sposto, lui me lo dice se sono in centro con i BPM oppure no. Vedete, scendo tre quarti, un mezzo, un quarto. Trovo questa cosa fantastica, è una magnifica effettiera. Ma adesso però come si fa a collegare? Io ho attaccato il CDJ qua, entro, esco. Bisogna collegare un mixer. Come si fa a collegare un mixer? Adesso lo vediamo. Allora ragazzi, adesso vediamo come collegare l'effettiera. Teoricamente è una cosa semplice, ma non è semplicissima. Richiede una particolare attenzione da parte vostra. Rimanete concentrati. Cosa possiamo fare? L'effettiera teoricamente la possiamo collegare ovunque, però dipende dall'impianto che abbiamo. Adesso facciamo un'ipotesi di un impianto semplicissimo. Un mixer della serie che non avevo i soldi. E il più semplice che ho trovato è questo qua, mio vecchissimo mixer. Il collegamento è semplice e ce n'è uno solo che possiamo fare. Mettere l'effettiera a valle di tutto. Cosa vuol dire? Che i nostri CDJ entrano nel mixer, l'uscita del mixer entra nell'effettiera e l'uscita dell'effettiera va alle casse. Sì, questa è perfettamente in grado di pilotare le casse. Qui infatti abbiamo anche il livello o almeno 10 o il più 4. Se lo usiamo per pilotare le casse dobbiamo metterlo a più 4. Quindi uscita CDJ, ingresso del mixer. Uscita del mixer all'ingresso dell'effettiera. E l'uscita dell'effettiera ai nostri diffusori, che abbiamo sia RCA che jack. E la nostra catena è pronta. Quindi se noi mettiamo qualcosa, perché tutto quello che esce entra qui. Infatti potete vedere i V-meter che si muovono. E infatti possiamo mettere gli effetti. Apro e chiudo il canale.
mi basta solo quello. Questa è la configurazione più semplice. Quella più complicata è che il mixer deve essere predisposto, deve avere un send e un return. Che cos'è il send return? Che complicanza è questa? È una funzione che hanno alcuni mixer, soprattutto quelli più avanzati. In pratica qual è il problema? È che se vogliamo pilotare l'effettiera da dentro il mixer abbiamo bisogno di una mandata, cioè l'uscita, e di un ritorno. Però se io ho un'uscita e un ritorno che mi rientra nel mixer, non succede che poi riesce, poi rientra, poi riesce? Sì? Esattamente quello è il problema. Quei mixer hanno la mandata e il ritorno che non interferisce con l'effettiera. Lo so, sembra una cosa un po' complicata, ma cercherò di spiegarvelo facilmente. Adesso vi faccio capire. In qualche modo noi abbiamo una mandata dedicata a un canale e possiamo usare l'altro canale con il ritorno. Per fare quello che ho in mente di fare servirebbe un mixer a 4 canali, che dopo andiamo a vedere. Se abbiamo visto che quello che esce non può rientrare perché sennò fa un effetto loop, noi dobbiamo selezionare quello che esce in modo dedicato. E che cos'è che ci permette di fare un ritorno dedicato? Il prescotto della cuffia. Se ci pensate bene, il prescotto della cuffia permette di avere un'uscita a parte rispetto al master, cioè quello che esce dalla cuffia non esce dal master se io non apro il canale. Insomma, seguitemi, facciamo un piccolo esperimento. Ragazzi, abbiamo completato l'impianto: 2 CDJ, un mixer a 4 canali e l'effettiera. Come li abbiamo collegati? I classici canali interni ai 2 CDJ, questo canale al CDJ 1 e questo canale al CDJ 2. Quindi i 2 CDJ sono collegati a questi canali, l'uscita master al diffusore, l'uscita cuffie con il preascolto va alla nostra effettiera, che rientra sul canale 1. Perché questo accrocchio? Perché possiamo avere cose come queste, cioè quelle di mettere gli effetti ai nostri CDJ comandandoli con le cose delle cuffie. Ovviamente noi le cuffie le possiamo comunque mettere. Andiamo a vedere cosa succede. Questo brano lo conosciamo già prima. Se io accendo la cuffia, mando il suono all'effettiera, che rientra sul canale 1. Sentite l'effetto? E poi cos'è che possiamo fare? Basta spegnere il preascolto. Non mandando più il suono all'effettiera abbiamo l'effetto a scemare. Quindi il nostro CDJ è qua. Con il preascolto mandiamo il suono qua. La stessa cosa possiamo fare sul CDJ 1. Se noi vogliamo mettere gli effetti usiamo il Q. Avete capito come funziona? Beh ragazzi, se non avete capito scrivetemi, capisco che è una cosa non così semplice, però era per farvi capire che i mixer più complessi hanno il send e return nella manopola, quindi possono fare questo effetto tutto comandato da qua, e chi non c'ha questo mixer può fare questo giochino qui. Quindi mixer a 2 canali, usiamo l'effettiera direttamente in master in uscita. Mixer a 4 canali, possiamo usare la mandata della cuffia e il ritorno di un canale libero per avere gli effetti. Se avete un mixer 900 oppure gli Allen, che hanno un send e return eccezionale, allora lì sì che risolvete questa cosa qui, e sono fatti apposta. Quindi cos'è che ci dobbiamo aspettare adesso? Prima o poi arriverà qualche effettiera completa? Proviamo a metterci mano a smanettarlo un pochino, perché devo essere sincero, non mi è ancora capitato fra le mani un'effettiera, però è tutto molto divertente. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Grazie di avermi mandato queste cose strane, fantastiche, per la serie console fantastiche e dove trovarle. Se ne avete qualcuno scrivetemi sui social. Ciao a tutti.